sono tutto. Buonasera. Se ci vantaggiamo non fa vedere anche altre cose. Tre quarti d'ora. Tre quarti d'ora come tutti. Allora iniziamo, saluto anche chi ci sta ascoltando da remoto, anche a nome del direttore del Museo di Cagliari e degli altri componenti del. In questo momento a Cambridge sta accadendo una cosa molto importante che non abbiamo raccontato nelle settimane scorse, e cioè si sta inaugurando nel Museo di Cambridge, dell'Università di Cambridge, una mostra che la traduco in italiano, che si chiama Insulari, due punti, costruttori del Mediterraneo. La giovane coordinatrice del museo dell'Università di Cambridge, che è una greca, nel 2019 ha lanciato un programma in virtù di tutto il movimento che la Sardegna aveva attivato sull'insularità nel mondo antico. Che cosa l'università, cioè l'insularità, avesse prodotto. E quindi si è concentrata sui materiali di tre isole, Cipro, Creta, Sardegna. Noi abbiamo dato 62 pezzi, 200 pezzi complessivamente vengono esposti. Per rassicurare tutti, non abbiamo speso neanche un euro naturalmente, abbiamo partecipato a uno degli eventi più importanti che sta accadendo in questo momento in Europa, perché al di là di tutti i nostri limiti o dei limiti della politica, l'insularità non era un problema etnografico che riguardasse la Sardegna, ma riguardava il 10% degli europei, e questo l'avevamo ben capito nel 2017. Avevamo ben capito anche che si trattava di riappropriarsi, di dare valore a una cosa che i nostri antenati ben conoscevano, cioè l'Europa è stata costruita da persone che si muovevano di isola in isola, da Cipro fino alla Sardegna, che acquistò una rilevanza straordinaria, soprattutto nell'età del bronzo e nell'età del ferro. Vedendo esposti stamattina in diretta i reperti nostri confrontati con quelli di Cipro, di Creta, era impressionante vedere il denominatore comune. Mi piace qui, anche perché è presente Caterina Liliu, dire che sarebbe stata una mostra davvero, sarebbe piaciuta molto a Giovanni Liliu, perché di fatto ha oltrepassato ogni pregiudizio, ogni stigma, autostigma, i sardi non navigavano, eccetera, e lì appare evidente quanto siamo stati vettori di commerci nel mondo antico. Sembra lontano un miglio, e mi riferisco ai colleghi con cui ho fatto l'università, lontano le mille miglia, quando si discuteva sulla parola vettori, erano i fenici, i micenei e i sardi lì stugiati da qualche parte, che invece dice, in realtà erano coloro che andavano a Cipro, si facevano anche seppellire lì, si portavano appresso anche le ciotolone loro, eccetera. E vi ricordo la lezione di Fulvia lo Schiavo, siamo andati anche oltre quel racconto di Fulvia per approfondimento dovuto a questa giovane studiosa che ci ha coinvolti, io le sono molto riconoscente. Significa che quando si iniziano percorsi di così profonda autocoscienza, ma fatti seriamente, scientificamente, l'esito non può che essere positivo. Io ve lo volevo dire perché mentre ricevevo stamattina le immagini, in realtà, onestamente, c'è un momento in cui anche le persone che macinano molto lavoro, no? Sembrano apparentemente molto autocontrollate, si possono anche commuovere. L'insularità come titolo mi è sembrato una genialata e è anche un riconoscimento che noi abbiamo iniziato quel percorso, i sardi, quindi mi auguro che la politica sia conseguente e la smetta di dire che adesso bisogna riempire di contenuti. La Costituzione non si riempie di contenuti. La Costituzione, come ci ricorda il Presidente della Repubblica, si attua.
e basta. Quindi si tratta, se si è capaci, di attuarla come gli antichisti abbiamo saputo fare in questa straordinaria mostra. Quindi questo è quanto. Mi correva l'obbligo di dirlo anche a chi ci sta ascoltando. Stasera abbiamo la professoressa D'Arienzo, che ha accettato, che conoscete tutti, quindi è inutile che mi soffermi a dire che una paleografa, una storica, la presidente della Deputazione di Storia Patria, che ha fortemente tematizzato il tema della scrittura. Noi come titolo abbiamo messo il punto interrogativo a Scripta Manent, realmente, di che cosa si tratta quando parliamo di scrittura, ed esattamente è una vera discussione quando si dice i nuraghi ci scrivevano, credo che dopo il racconto che vi ho fatto poc'anzi, è una discussione tediosa quanto manieristica e retorica. Lo stigma che le culture sono quelle della scrittura è uno stigma abbondantemente oltrepassato. Se noi dovessimo ragionare in termini corretti e per tabulas, in realtà la Sardegna e il Museo di Cagliari conserva la forma di scrittura più esplicita che il Mediterraneo abbia prodotto, e si tratta della Stele di Nora. Noi credo che possiamo convenire tutti quanti che di fatto, come ci hanno insegnato i neuroscienziati, laddove la scrittura nacque esattamente in un momento ben preciso tra neolitico medio e neolitico recente come forma di conservazione di una memoria che riguardava i traffici, e questo riguarda il vicino Oriente antico, va da sé che da quel momento in poi, in ogni luogo dove questo sia accaduto, compresa la Sardegna, si tratta di cercarla e di capire di che scrittura noi stiamo parlando. Se è reale che quella iscrizione di Nora non era una autoreferenzialità quanto un testo che richiedeva evidentemente interlocutori. Quindi ringraziamo la professoressa D'Arienzo, che naturalmente più che occuparsi della parte più antica, di cui si occuperanno anche altri, si occuperà dei periodi davvero di cui è una grande specialista, che riguardano certamente le parti medievali e le grandi cancellerie che hanno prodotto e gli scrittori che hanno prodotto gli straordinari testi che ancora conserviamo. Grazie ancora. Il materiale che dovrei presentare è così tanto che naturalmente non riesco a stare nei 45 minuti. Io che credo mi... che sì, perché sono diventata, dopo un episodio, visto che siamo supervisionati da 20 persone che poi mi perseguitano, a tre quarti d'ora ti interrompo. Mi interrompo. Benissimo. Allora, io faccio così. Faccio uno schema di quel... Breviter. Allora, faccio un accenno degli argomenti che vorrei trattare. Esatto. Dopodiché, se non riesco a trattarli tutti, magari... Una seconda puntata. No, magari il pubblico mi chiede, mi fa domande. Ecco, per esempio. Allora, per esempio. Allora, sono rimasta anch'io... Cioè, ma lei è Anna Maria dei Dasaiu? Cioè, ci vuole... Tra lei e Anna Maria ci vuole la mia pazienza. Perché poi mi fanno fare la parte della cattiva quando sarei io. Non ti preoccupare che non farò da cattiva. Allora, tra l'altro ho un'esperienza, fatemelo dire, lui non è stato, ha messo anche la mia data di nascita, ha messo quanti anni ho. Ebbene, allora io quando sono andata in pensione a 70 anni avevo 52 anni di servizio prestato. Puoi immaginare quante ore di lezione ho fatto in questi anni? Ne ho fatto migliaia. Quindi, ho ribadito per dire che esperienza ne ho e che a un certo punto mi so anche concentrare e limitare, però insomma, va bene, questo volevo dire. Allora farò così, dirò di che cosa voglio parlare, poi lancerò degli input così, poi se non riesco a dire tutto, la prossima puntata, Rosetta, non l'avevo riconosciuta, la mia amica. Allora, e Teresa. Allora, abbiamo già detto che la prima scrittura che compare in Sardegna è la pietra, questa stele di Nora, di diciamo Fenice,
e che vedete adesso riprodotta siamo nel 19° secolo avanti Cristo. E una prima di questa data l'abbiamo sentito, scrittura non ne conosciamo, in epoca nuragica non ce n'è stata, perlomeno non riconoscibile ai nostri occhi. E quindi quando poi la Sardegna viene conquistata da Roma e siamo nel 3° secolo avanti Cristo, allora Roma ci ha introdotto la sua scrittura, che pure lei ha avuto su base fenicia, quando l'ha avuta, poi vedremo le prime attestazioni. Ebbene, insomma, per dire con un po' di orgoglio, concediamocelo, che la Sardegna ha avuto la scrittura prima di Roma. Anzi, quando in Sardegna si scriveva, perché le colonie fenicie erano numerose, erano diffuse in tutte le coste, insomma, la più antica, la più importante è Nora, senz'altro. E quindi, insomma, voglio dire, di avvicinare. Ok, allora. Quando arrivano, no, seguiamo qui le immagini, voglio dire, quali sono le scritture che esistono nel Mediterraneo europeo dell'epoca di Roma, dell'epoca dei Fenici. Le scritture sono esistite già da epoca molto antica. Qui, sì, questa. Questa è una tavola cuneiforme, una scrittura cuneiforme, che si colloca fra il 3° millennio avanti Cristo. È una scrittura che veniva, non so, dalla zona sumerica, siro-babilonese, ma arrivava fino alla Siria, perché gli scavi più importanti dove hanno reperito questi reperti sono a Ebla. Ebla è una città siriana che non è poi così lontana dal Mediterraneo. In uno dei miei viaggi, che sempre ho fatto viaggi quando si potevano fare, abbiamo visitato Ebla e c'era una quantità di materiali che hanno ritrovato, poi hanno costituito la base di una mostra grandiosa che fu fatta a Roma nel 1995 a Palazzo Venezia, di cui rimane un catalogo straordinario. Ecco, c'erano materiali come questi. Poi anche un altro che voglio segnalare, per dire in area vicino al Mediterraneo che cosa succedeva, ma la Sardegna e il Mediterraneo non hanno conosciuto. Questo si chiama chiodo di fondazione, anch'esso con scrittura cuneiforme, ed era un chiodo di argilla che veniva posizionato nei bordi di una costruzione per individuare i confini, dire chi era, a chi era dedicato, la divinità, insomma, lo scopo. Dopodiché abbiamo, anche io mi devo mettere gli occhiali, faccio vedere l'altra. Ecco, sì, c'erano anche i geroglifici in area mediterranea, possiamo dire, la scrittura egiziana, non così lontano da noi l'Egitto, c'era questa scrittura che nessuno è mai riuscito a interpretare. Una certa agevolazione c'è stata con il ritrovamento della stella di Rosetta nel nord dell'Egitto, dove c'era un testo bilingue greco e con i geroglifici. Allora si è riusciti un po' attraverso il greco a capire che cosa volevano dire questi geroglifici, però sono tutte civiltà, culture, scritture che non sono giunte in Sardegna, risalgono a millenni, al 3500 avanti Cristo. Allora invece andiamo avanti, faccio vedere il lapis niger. Ecco, il più antico reperto di area romana, che fu ritrovato con la scrittura chiamata Capitale Arcaica, che è l'inizio della scrittura latina, perché noi quando parliamo di scrittura, di civiltà, parliamo sempre al mondo, cioè ci riferiamo al mondo latino, che è quello che ha improntato di sé tutto il periodo antico e medievale. Poi l'Apis Niger, il vaso di Dueno, che è un vaso, sono tre vasi attaccati l'uno con l'altro, pare che avessero degli unguenti, e ci sono delle scritture sopra che, insomma, che fanno riferimento ai contenuti. Poi l'ultima, e terminiamo, le origini della scrittura, perché è alla base anche della fibula prenestina, è una fibbia d'oro
anche qui una scrittura capitale arcaica, risalgono tutte da, tra il VII, VI secolo avanti Cristo e sono scrittura da destra verso sinistra secondo l'uso semitico. Allora, ma è la Sardegna. Quando è che compare la scrittura in Sardegna? L'abbiamo già detto della... adesso andiamo al PowerPoint, così ecco, riprendiamo la Stele di Nora, che abbiamo detto che è il primo esempio di scrittura organizzata in un alfabeto che insomma serviva anche, era usato nelle società civilizzate dove si svolgevano commerci e che avevano alla base dei rapporti interpersonali anche la scrittura, quindi insomma è un'evoluzione molto importante. Allora, per poter avere materiale, ecco. Allora, questo è quali scritture ha avuto la Sardegna? Ha avuto intanto la scrittura epigrafica, la scrittura capitale, capitale maiuscola, che è quella che si trova nelle epigrafi, cioè monumentali, la capitale quadrata, poi abbiamo quella che troviamo utilizzata nelle monete, qui c'è il solito Sardus Pater, però è l'esempio più antico di scrittura capitale realizzata in Sardegna, che fu risalita al 69 avanti Cristo e fa riferimento a questo santo che è protettore già dei Sardi, già in età nuragica, furono trovati anche insomma un po' di storia di questo santo, si trova nella zona dell'Iglesiente. E quindi andiamo avanti, ho preso tutti i reperti del Museo di Cagliari. Ecco, in particolare questo è il basamento di una statua di Minuccio Felice, che anche questa è ritrovata a Nora. Qui abbiamo la scrittura, anche qui, capitale quadrata. Per dire capitale è una scrittura tutta maiuscola, quando è così monumentale, proprio incisa sulla pietra, ha un carattere... che, per cui le lettere sono iscrivibili. Sì, un attimo, guardi, facciamo così perché... Che è successo? È rimasto Sardus Pater. Perché vi dovevo proteggere. Ecco, quindi qui sono gli esempi di scrittura capitale, qui c'è anche un'urna cineraria, quella che di Claudia Callista, anche questa nel Museo Archeologico di Cagliari, una bella scrittura capitale quadrata, anche qui, andiamo avanti, ecco, poi, quella è l'urna cineraria. Allora... La capitale ebbe anche, a parte l'espressione monumentale, descrizione di monumenti, che si chiama appunto quadrata o monumentale, c'è anche la cosiddetta capitale rustica, che è quella che non ha un tratto completamente diritto, è un po' rettangolare nel formato ed è leggermente inclinata, ed è all'asse leggermente inclinato, ed è quella che troviamo nei diplomi militari. In Sardegna c'è una buona quantità di diplomi militari che sono giunti fino a noi, insomma, venendo da località. Per esempio ce n'è uno di Anela, questo forse, sì, anche questo. La voce volete, questo sì, è nel museo archeologico di Sassari, questo invece è a Cagliari, è un altro diploma militare, questo è la tavola di Esterzili, cioè le berrima studiata da Mastin, è una... Sì, contiene le vicende di una vertenza che c'era stata fra due popolazioni sarde che disputavano per la questione dei confini, insomma, e quindi è un bel pezzo, anche questa è iscritta. Galilense, Patulcense, sì. Sì, non volevo insistere. Comunque è un bel esempio, è organizzata anche molto bene, anche ben lavorata, perché nel bordo esterno ha una sorta di modanatura bombata, proprio realizzata con, diciamo, con una grande capacità.
Allora, per giungere però alla scrittura, scritta su carta, no, carta no, per carità, la carta è molto tarda, su papiro non ce n'è, scritture di papiro in Sardegna non ce ne sono, però su pergamena sì. L'esempio più antico che si cita, con un po' di riservo, perché sembra che dire che sia sardo questo, allora è un codice che contiene il De Trinitate di Ilario di Poitiers, è un codice che fu trascritto a Cagliari nell'epoca in cui furono esiliati in Sardegna un gruppo di 60 vescovi del Nord Africa, perché era sotto il dominio vandalico sia il Nord Africa che la Sardegna, e il re dei Vandali, Trasamondo, era ariano e voleva che tutti professassero l'arianesimo, ma siccome i vescovi non lo professavano, allora li aveva espulsi ed erano venuti tutti in Sardegna. Allora, loro si sono organizzati in un cenacolo culturale, non si sono mica persi d'animo. Questo cenacolo era in questa zona, Iuxta Basilica, Santi Martiri Saturnini, come dicono le fonti. Quindi, insomma, questo scriptorium che avevano era qui, in questa zona. Dice Procula Strepito Civitate, cioè era un po' lontano dal centro cittadino, quindi stavano un po'. E loro e facevano degli incontri con la popolazione, leggevano i testi, li commentavano, secondo una tecnica di, insomma, lo studio, lezioni, una tecnica di indottrinamento che avevano queste comunità cristiane. Questa scrittura, che c'è in questo codice, è scrittura semi-onciale. È una scrittura che, come dice la parola, metà unciale, cioè a caratteri maiuscoli, caratteri minuscoli, perché invece l'unciale è tutta maiuscola. In questo codice, che è tutto in semi-unciale, ci sono anche parti in unciale e anche in corsivo. Le parti in unciale, dei libri, perché ci sono tanti libri riprodotti. E allora si fa sempre riferimento a questa linea, riga in corsivo che c'è nella parte finale, dopo il testo, in cui c'è scritto che appunto Caralis Constitutio, e mentre mi trovavo a Cagliari ho finito di fare il confronto, cioè il confronto della trascrizione del testo, da un originale, dall'esemplare che aveva a disposizione, alla copia che aveva prodotto, e fa un confronto per vedere gli errori. Ci fu grandissima difficoltà ad attribuirlo alla Sardegna e a Cagliari, perché è un pezzo di un'importanza straordinaria, perché fu la base della riscossa del cristianesimo contro l'arianesimo. E siccome la scrittura corsiva, dove c'è scritto Caralis, è leggibile molto poco, allora hanno cominciato a leggere Casulis, cioè tanti nomi che adesso non vi dico, però tutti che riportavano ad una sedia dell'Africa del Nord, cioè dal luogo in cui venivano questi vescovi. Insomma, poi alla fine, letto Cagliari, nessuno più ha avuto dubbi, però sempre con grande timore, e no, è stato confrontato a Cagliari. Perché non trascritto? Cioè il confronto si fa dopo la... Insomma, comunque, Cagliari ha avuto questo tipo di scrittura e di civiltà, alla quale è legata anche una forma di cultura greca, perché scrivevano anche in greco. E in questo cenobio, da questo cenobio discende, dipende, insomma, anche un codice che si chiama Laudianus, che contiene gli atti degli apostoli, bilingue, latino-greco, affrontati, che è conservato a Oxford, nella Biblioteca Bodleiana di Oxford, e si ritiene sempre con grandi problemi di attribuzione, però potrebbe essere legato all'attività di questi vescovi che avevano effettivamente una cultura greco-latina e che operavano in questa zona della Sardegna. Poi ovviamente questo codice ha avuto tante vicende, è tornato in Africa quando i vescovi sono potuti rientrare a casa loro, e ha avuto diverse cose, diverse vicissitudini, e poi alla fine è tornato in Vaticano, ed era nel
tesoro della basilica, insomma, di San Pietro. Infatti si chiama Codex Hilarius Basilicanus, perché appunto proprietà. Adesso è conservato nel fondo manoscritti della Biblioteca Apostolica Vaticana, in Vaticano. Cioè, perché c'è una biblioteca che ha un fondo manoscritti e poi c'è un archivio segreto che io lo chiamo ancora segreto, a Papa non gli piace, però noi l'abbiamo conosciuto così, che poi segreto mica vuol dire che è nascosto. Dal latino secretus. Ecco, lì è privato, quindi non è che ci spaventiamo a dire segreto una cosa che è segreta. No, vabbè, comunque, questa è una stupidaggine, ma noi preferiamo chiamarlo segreto perché così l'abbiamo conosciuto e perché... Allora, questo manoscritto è stato da noi studiato dalla deputazione in mille modi. Intanto è stato fatto un catalogo dei manoscritti di interesse sardo nel fondo manoscritti della Biblioteca Apostolica Vaticana ed è uscito già un catalogo di quello anni fa, fu curato da Ceresa, che era un bibliotecario lì, insomma, uno scriptor della biblioteca, nostro amico dalla Sardegna, e fece questo lavoro. Io mi ricordo che presentai al CIS una domanda per finanziare, perché insomma c'era molto, ma non mi è mai capitato. Il giorno dopo ho avuto già la risposta, è stato pagato completamente e abbiamo questo. Era lui, no, non l'ho detto, ma insomma era lui. E però insomma con una sensibilità, ma chi poteva, per fare un lavoro del genere, su cui ci abbiamo studiato tanti dopo, ma quanti non sono andati a ricercare i materiali del fondo manoscritti e della biblioteca, è un fondo straordinario dove anche è difficile accedere e dove devi avere anche la fiducia per, insomma, delle persone per poter accedere, perché sono successe cose anche pesanti lì, quando ci fu una persona che godeva della fiducia, che stava consultando un manoscritto autografo del Petrarca e con una lametta ne ha tagliato delle pagine, una cosa che non si può neanche immaginare. Dopodiché era andato in America e cercava di vendere queste pagine, se non che l'americano, l'antiquario, aveva capito la storia e ha avvisato il Vaticano e questi fogli di autografi di Petrarca sono tornati. Però il manoscritto comunque danneggiato perché non l'hanno potuto attaccare, l'hanno dovuto conservare a fianco. Vabbè, quindi abbiamo fatto prima questa cosa dei manoscritti di interesse sardo nel fondo manoscritti, eccetera. Poi abbiamo fatto una mostra nel 92, la Sardegna in Vaticano. Questa l'ho portata per voi, per cosa? Ce l'hai già? Ce l'hai? No. No, Infatti, ecco, ovviamente la Sardegna è in Vaticano, la mostra si è fatta in Vaticano, si è fatta nel vestibolo del Salone Sistino, non so se mi spiego, erano altri tempi e c'erano altri rapporti con i vari prefetti, eccetera, e lì è stato esposto, eccolo qua. Ecco, è stata esposta proprio alla pagina dove c'è questa iscrizione, contuli, nomine, domini, perché questo manoscritto, non so per quale motivo, non è rilegato, loro stessi ce l'hanno conservato a fascicoli sciolti, non so, forse per proteggerlo meglio, non ho idea, però hanno tolto un fascicolo dal manoscritto, è uscito solo quello per metterlo in mostra, una mostra poi dentro il Vaticano e che ci entrava lì a disturbare, nel vestibolo, nel Salone Sistino, quindi figuriamoci. Allora, quello. Poi un'altra occasione in cui è stato da noi usato abbondantemente, quando abbiamo fatto qui, in questa sede, un congresso proprio sulla quel tipo di cultura che circolava a Cagliari all'epoca di Fulgenzio, abbiamo fatto gli atti di questo convegno, parteciparono l'architetto Maggi, che era il sovrintendente, architetto Maggi, c'è stato un sovrintendente della
Luca Maggi, sì, che aveva fatto una storia della Chiesa, delle chiese di quell'epoca. Poi partecipò l'arcivescovo di Cagliari, che era Miglio, allora, che poi è diventato cardinale, non c'entriamo niente. Comunque, per dire che questa iniziativa con lo studio di questo codice ha avuto, insomma, un certo rilievo. Anch'io ho parlato, perché io come paleografo ho parlato del codice, e naturalmente che cosa potevo fare? Ecco, per dire che abbiamo sempre avuto molta, diciamo, in spazio in Vaticano, cioè, perché c'è tanto materiale anche sulla Sardegna, a parte il fondo manoscritti e l'archivio. Chiapirà, l'archivio è un fondo proprio inesauribile per la Sardegna, e posso dire che è in corso di svolgimento una ricerca sistematica nei fondi, l'archivio segreto vaticano, presi fondo per fondo e studiati per poi pubblicarli, migliaia di materiali. Però quelli non sono materiali sardi, sono materiali loro. Ecco, già che ne sto parlando, e poi non so, mi toglierà la parola, voglio far vedere un'altra cosa che abbiamo potuto mettere nella mostra, tirato fuori per l'occasione. Questa è la bolla di infeudazione, no, non tanto non ce l'abbiamo lì, la bolla di infeudazione del Regnum Sardinie et Corsice. Vedete, una bella pergamena rettangolare con tanto di sigillo, la bolla pontificia. Ecco, questa è, perché ridi? No, ecco, sono cose, ecco, ecco. Ma allora dice, ma perché noi non la conoscevamo? Ma non la conoscevamo perché era stata pubblicata negli anni 30 del Novecento da uno spagnolo, perché abbiamo scoperto nel fare questa ricerca in Vaticano che c'era un secondo originale, che è questo, dotato pure di sigillo, in buone condizioni, quello che c'è a Barcellona, mica ce l'ha più il sigillo, per dire che è integro, e non riuscivamo a capire. Mi ricordo che trovavo il professor Battelli, che era il nostro professore, ma professore, ma cosa vuol dire? Ma non lo conosco. E insomma, la conclusione era che, siccome era un documento per la Chiesa molto importante, ne ha fatto due originali, uno l'ha mandato e l'altro l'ha tenuto per sé. Voglio dire che, oddio, la Chiesa aveva tutto l'interesse a fare questo, se poi vogliamo parlare, ma perché ha fatto un regno? Ma che poteri aveva di fare un regno il Papa? Ma sembra qua, vabbè, altro argomento di un'altra volta, perché il Medioevo è fatto tutto di falsi, ecco, sinteticamente è così. Sulla base di un falso è stato fatto questo regno, il falso alla base è la cosiddetta donazione di Costantino. Ecco, quella è stata a causa di tutti i guai, di tutto quello che è successo dopo, ma ne parleremo un'altra volta. Intanto questo, per chi poi lo vuole vedere e consultare, va dalla dottoressa Mongiu, che lo metterà in una biblioteca vostra. Allora, per arrivare alla... quali sono le altre scritture che abbiamo? Qui vedo un orazionale mozarabico, perché in Sardegna... Ecco, così, quindi questi documenti, sia quello, i due prodotti in questo scrittorio, che hanno un ciale, semunciale, tutto, significa esattamente che hanno una forma di scrittura che in quel momento si usava in Nord Africa, che era un luogo molto avanti. Molto avanti. C'erano molti. Ecco, quindi, grande cultura ecclesiastica. Quindi significa sostanzialmente, a proposito di falsificazioni, di stigmi, di autostigmi. No, quelli sono originali. Esatto. No, nel modo in cui ci si racconta che eravamo fuori e dentro, cioè sempre con questo atteggiamento, come dire, un po' cadetto, anche nella storiografia, no? Di dire, no, invece questo scrittore un po' ha prodotto dei materiali, delle cose importanti, e quindi ha contagiato con questa cultura. Okay. La scrittura greca è rimasta in Sardegna nel Cagliaritano fino al 1100. Quindi abbiamo le carte volgari. La carta i caratteri greci e sardo. Quindi significa che in pratica c'è grecofonia, latinofonia, sì, e la costruzione, sì, in quel momento anche del sardo. Allora, ti faccio una domanda. Significa sostanzialmente che la scrittura dall'alto medioevo continua per i rami
fino alla produzione poi di quelle prime carte volgari in caratteri greci. Punto interrogativo. Allora, quelle carte, tu parli di quella di Monte di San Vittore di Marsiglia. Esatto. No, avevano questo uso, di questo sistema. Il documento era latino, ma lo scrivevano in caratteri greci. C'era questo vezzo, perché sembrava che usare il greco fosse una cosa che continuava a parlare del dominatore, di Bisanzio, dell'impero, e quindi avevano questo orgoglio di autolegittimarsi. Ne è stata trovata anche un'altra di carta. Allora, e poi per quanto riguarda quelle dell'archivio arcivescovile di Cagliari, su quelle c'è una tale quantità di dubbi, di falsità, che non voglio neanche entrare, toccare in questo momento. Però devo dire che questa, come dicevi tu, effettivamente la presenza qui di questi esuli africani ha lasciato un segno, perché ha aperto le strade, perché questo indottrinamento che facevano al popolo, perché poteva venire chiunque a sentire i discorsi, le letture, fare domande, insomma era una forma anche di evoluzione culturale. Sì, era veramente, è stato un momento di alta cultura. Per ecco, poi l'altra carta, quella del Regnum Sardini. Quella del Regnum Sardini, e quella è il Papa che l'ha fatta. È lui che l'ha fatta, è una bolla pontificia. E perché devo dirlo, perché l'ha fatta. Determina anche il fatto che esiste da quel momento in poi formalmente un Regnum Sardini. Esiste, perché sarebbe potuto rimanere anche solo sulla carta, solo un nome così, e fregiarsene, magari il re d'Aragona se ne fregiava, ma non faceva niente. Ma il re d'Aragona aveva tutto l'interesse di conquistare la Sardegna, perché la Sardegna era una meta ambita da molti, era al centro del Mediterraneo, era un'isola ricca, aveva le miniere, aveva la vegetazione, aveva l'acqua, aveva tutto, tutti. Sale, insomma, comunque era una terra ambita e poi era un punto di riferimento importante al centro del Mediterraneo per fermarsi e per insomma svolgere mercati. Allora, stiamo dicendo che continuiamo poco a poco, sino a dove si può arrivare, non so fino a quanto. E la faccenda delle scritture, quando lasciato l'ambito di Fulgenzio, della Basilica di San Saturnino, eccetera, c'è un vuoto scrittorio pazzesco, non c'è più niente, non si trova più niente. E allora fu individuato questo codice che viene chiamato razionale mozarabico, che è del secolo VIII, inizio del secolo VIII, che è stato scritto a Tarragona, che ha viaggiato verso l'Italia, si è fermato a Cagliari, a Pisa, per finire a Verona, e per dire, ecco il manoscritto dove c'è il celebre indovinello veronese, quindi insomma non sto a insistere su questo. Il punto è che questa sosta cagliaritana, molto ambita da tutti, si basa su una scrittura che c'è nella prima carta, una scrittura su un pezzo di pergamena che è tagliato, dove non si legge niente. E quindi hanno avuto questo coraggio di dire Flavius Sergius, Vici Dominus, Santa Ecclesia Calaritana. Santa Ecclesia Calaritana non si legge. Io non capivo perché continuassero a dire questo. E allora ho detto, ma io vado a vederlo. Sono andata a Verona, Verona non è così lontano, poi sono andata a Verona. Mi sono fatta la mia missione di studio, vero? E non c'era assolutamente, non c'era scritto niente. E allora, però, l'aveva detto lo Schiaparelli, aveva detto di sì. Ma, e siccome è un paleografo molto autorevole, nessuno ha avuto il coraggio di dire niente. E però su questa storia qui, non è che sulla presenza di questo libro di preghiere, diciamo, in Sardegna, ci hanno costruito su un sacco di cose, perché c'era questo e allora è stato possibile questo. Una serie di storie che sono state dette, che insomma sarebbe il caso che chi le ha scritte, non voglio dire i nomi,
le riveda sulla base del fatto che questo in Sardegna non è passato, ecco, se lo vogliamo dire tutto. Non abbiamo bisogno di queste cose, non è passato, pazienza. Però di questi vuoti di scrittura e di storia anche, si sono impossessati, impadroniti, si sono approfittati nell'Ottocento i falsari. I grandi falsi dell'Ottocento hanno voluto creare delle storie inesistenti e usando pergamene non false, ma riciclate, riutilizzate, addirittura facendo pure palinsesti, cioè scrittura sopra scrittura, quindi rendendola ancora più. Qui per esempio... Cioè una genialata. Ma veramente, sì. Ma non solo geniali, bravi, era un paleografo bravissimo, perché ha fatto una scrittura corsiva, antica, che veramente invidiabile. E era difficile, anche i paleografi tedeschi non sono riusciti a dire no, questo, no, 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 no. Però, insomma, poi c'era il Martini che si era innamorato di questi falsi, quindi insomma. Allora, uno dei più curiosi è questo che qui presento, è il ritmo di Gialetto. Questo, se c'è qualcuno di Oristano, conosce bene Gialetto, c'è la via Gialetto, c'è la via, ci sono squadre calcistiche, Gialetto. Squadre di promozione. Appunto, Gialetto. Ma chi è Gialetto? Gialetto è un personaggio che non è esistito. Gialetto, questo ritmo di Gialetto è una composizione, diciamo, poetica, in cui questo Gialetto, un eroe sardo, si mette alla guida di un gruppo di sardi e riescono a cacciare i bizantini dall'isola. Fanno una guerra e cacciano i bizantini, e quindi piaceva moltissimo. Nell'Ottocento piaceva moltissimo la storia del ritmo di Gialetto. Io ho provato a chiedere a Oristanese, ma se ti tolgono la via Gialetto, tu cosa? No, nessuno, tutti vogliono Gialetto, per carità. Vabbè, e comunque, è frutto di un falso. Io mi ricordo che una volta... E dobbiamo protestare con l'Accademia di Berlino, perché se non avessero dichiarato che questa cosa era falsa, noi avevamo tutto il racconto... Era tutto il blocco perfetto. Falso, era tutto il blocco falso. Siamo ancora sofferenti. Francamente non mi dispiace, perché sì, è vero, è stato geniale, questo ritmo di Gialetto messo nel secolo VIII copre questo vuoto, un vuoto dove noi siamo vittoriosi. E a me piaceva moltissimo, naturalmente, però... Possiamo anche dire che è stato il falsario, perché ormai è morto, insomma, e poi si sa. Era il direttore dell'archivio di Stato di Cagliari, il quale aveva a disposizione pergamene, pezzi di pergamena non scritte, insomma, depositati, e ne tagliava un pezzo e faceva questi falsi, che non sono mai fogli interi, ma strisce, tutte cose strane. Il dottor Pillito, e lui ha fatto il falso, era bravissimo. Però mi sarebbe piaciuto che l'avesse fatto per amor di patria, e invece no, perché si faceva pagare moltissimo. Tempi oscuri. Si è venduto mezza terra. Comunque, era direttore del museo. Vero. E allora, insomma, quindi i falsi, abbiamo conosciuto i falsi, e non so che cosa volevo dire. Il vuoto è stato riempito con i falsi. Torniamo alla storia con documenti scritti solo dopo il 1000, con i primi documenti, ma con i manoscritti anche 1100. Ecco. E possiamo andare anche avanti, questo non importa, facciamo vedere questo di sinistra è il cosiddetto privilegio logudorese, che è più famoso, è un privilegio con cui il giudice dà ai pisani la possibilità di venire a mercanteggiare nelle coste sarde. È stata studiata in mille modi, questa carta, vedete, tutta rosicchiata dai topi. Questa è conservata a Pisa. Ed è anche considerato il più antico esempio di scrittura latina con, diciamo, presenza di sardo. Ecco, chiamiamola sardo, perché il latino è il sardo come il latino, e quindi ci sono dell'importanza per questo tipo di...
Quindi privilegio logudorese. Ecco, questa è la carta sarda. Ecco le due. Scritta in caratteri greci, ma con un testo latino. Cioè, non mi soffermo adesso perché è anche impossibile. Ecco, sono questi due. La seconda è stata... Il doppio registro. È stata ritrovata in epoca molto recente, questa che vedete bianca, e in condizioni anche un po' così, perché era stata utilizzata, trovata a Pisa, utilizzata... E nell'archivio capitolare di Pisa, utilizzata come rinforzo per rinforzare un'altra cosa, quindi era incollata, è stata ritrovata poi in questo sistema. Molte volte i fogli che si diceva che non servivano venivano usati per rinforzare altri. Allora, cosa succede poi a Cagliari? Andiamo a quell'argomento che ti piace tanto e che mi devi contestare. Allora, dunque, il codice più antico che è rimasto a Cagliari, 1220 più o meno, è quello che contiene gli atti del sinodo di Santa Giusta. Un codice pergamena, piccolino così, bello, una bella scrittura, e mica era rimasto in Sardegna. E era successo che dopo la caduta del giudicato di Cagliari, quando la città di Santa Iga venne rasa al suolo brutalmente, tanto che si vede, emerge in maniera chiara solo la chiesa di San Pietro Pescatore, in quel momento i pisani, che intanto si erano già insediati nel castello di Cagliari, si erano fatti le mura, le cose, secondo mio parere, si sono portati via tutto, sia i documenti che materiali che c'erano a Santa Iga, perché questo codice solo a Santa Iga poteva essere, e poi tutte le altre carte che furono prodotte dai notai e che loro si portarono via in Toscana quando i catalani aragonesi li cacciarono nel 1326, ci fu l'esodo di tutta la documentazione di interesse sardo. Allora, questo codice, detto appunto del Sinodo di Santa Giusta, non era rimasto in Sardegna naturalmente, i pisani se l'erano, però c'era Ludovico Baille che cercava di ricostruire questa identità della Sardegna con i documenti, ma quanto ci ha lavorato lui e anche Dionigi Scanu veramente. E lui lanciava tutti i messaggi ai suoi colleghi a Firenze, a Pisa: quando trovate cose sulla Sardegna voi mi dovete informare, avvisare. E allora tutti questi materiali lui li ha anche trovati, mica arrivava l'originale comunque, una scheda, un riassunto, una trascrizione che lui ha conservato gelosamente nelle sue carte. Lui era direttore della Biblioteca Universitaria di Cagliari e ora poi ha lasciato tutto in dono alla biblioteca, e quindi i suoi scritti si trovano nei cosiddetti portafogli Baille, dove troviamo tutte le indicazioni e delle cose che lui ha individuato. Era successo che un suo collega di Firenze, della Biblioteca Maglia Becchiana di Firenze, che adesso è una sezione della Biblioteca Nazionale di Firenze, aveva trovato questo manoscritto e gli sembrava sarto, e l'ha avvisato, guarda, e Baille è andato correndo, non si sa come, è riuscito a prenderla, averla, avrà comprato, io non lo so se allora forse si potevano fare queste cose, ora manco per sogni se possono fare. Comunque lui lo portò a Cagliari con una grande devozione. E a noi perché ci interessa tanto? Andiamo più avanti, vediamo, andiamo, sì, ancora, perché dobbiamo far vedere questo codice ancora, questi sono tutti i condagli, non ce la faccio, no? Questo è di Ozieri, poi te lo faccio vedere. Ecco questo, però c'è, eccolo qua, questa è la prima pagina, a sinistra è la prima pagina. Ah, solo sinistra vedono. E faccio vedere anche la destra. Ecco, vedete una riga più scura sotto?
Perché c'era un ex libris, si chiamano quelle annotazioni che denotano il possesso di quell'oggetto. Non so, uno magari in un libro che possiede ci scrive il suo nome, della mia biblioteca, quello che vuole lui. E lì c'era, iste liber est sancte Marie decluso. E allora, è un libro di questa chiesa, Santa Maria di Cluso, della capitale giudicale di Cagliari, che solo lì poteva essere. Noi non sappiamo dove sia Santa Maria di Cluso, anche se tu mi dici che l'hai trovata, scrivilo però, perché c'è scritto nel fondo, e dove? Bravo. Ah, quello. E allora mi devi dire un'altra cosa. E dov'è? Sì. Dov'è? È una cosa un po' complessa nel dire il rapporto diverso che c'è tra quelli che analizzano i documenti scritti e quelli che analizzano le pietre. Per cui 45 anni fa, quando iniziamo il percorso su Cagliari, in realtà fino a quel momento Boscolo e tutto il resto dicevano Cagliari è stata distrutta e il racconto di Taramelli era e fumigavano gli incendi, sembrava Rodolfo di Gabro, in realtà aveva copiato da Rodolfo di Gabro. In realtà tutta la sequenza di Viale Trieste e della statua del Dioniso e della Nadiomene ha evidenziato, come poi anche Cornus e tutto il resto della Sardegna, il riuso tardantico, alto medievale, tutta la parte appunto di Fulgenzio e poi la parte... Cioè, se uno va a vedere qualcosa, cosa vede? Vede esattamente che Villa Mulas Mameli a Tuvigedu, nella parte alta, è una cosa molto complessa ed è una cosa che abbiamo rilevato pietra su pietra, eccetera, e che sostanzialmente è l'apice della Villa di Santa Igia, l'apice verso nord-est della Villa di Santa Igia, che non è il pezzettino estremo, quello sotto il... Ma una cosa molto importante è che ha un apice nella chiesa di San Pietro, via Mameli, via Nazario Sauro, e poi San Pietro dei Pescatori esiste, via Le Trieste 105 è accessibile. Tuvigedu è accessibile, allora, siccome ecco, la domanda. Cosa interessante è questa, semmai. Che in 40 anni, passa in 45 anni, lo sviluppo che ha avuto l'archeologia sarda di tutti i periodi, compresa l'archeologia degli elevati, che ormai è quella che pratichiamo, e cioè ad esempio l'interfaccia all'interno di strutture altre, come il chiostro di San Francesco di Stampace, che vede tutta la parte alto medievale, ecco, sono tutti elementi che... i paleografi in modo particolare o altro tipo di specialisti anche di altre generazioni rispetto a quelli che siamo nati non buttando i cocci che fino a quel momento si buttavano tutti i cocci, si raccoglievano soltanto i reperti integri, come ecco. Invece la mia generazione ha iniziato a raccogliere i cocci, a lavare, a schedare. Fra questi cocci, siccome esiste anche un'altra chiesa che non è stata trovata, è quale? Non lo so. Ma te lo dico adesso, la chiesa di Santa Cecilia, perché c'era una chiesa di Santa Gilla, nella capitale giudicale Santa Iglia, che poi vuol dire Cecilia. C'era la chiesa di Santa Cecilia, tant'è vero che quando i pisani trasferirono la sede della diocesi in Castello, nella chiesa di Santa Maria di Castello, la chiamarono Santa Cecilia. Ha una doppia intitolazione la cattedrale di Cagliari. Questa intitolazione di Santa Cecilia gli viene da Santa Gilla, cioè dove c'era questa chiesa. E allora, quando fai queste, cerca anche quest'altra chiesa, per favore, che io non so dove sia. La chiesa di Santa Cecilia. Perché, comunque, siccome c'è stato un atteggiamento da parte della storiografia sarda molto interessante da studiare, la cosa più interessante da studiare, secondo me, per chi abbia letto Popper, Varela, eccetera, è semmai questa cosa del dire tutto è stato distrutto, non c'è nulla, oppure invece non c'è nulla, mi invento falso, eccetera. C'è una mitopoietica, no? Interessantissima,
io sono in questa fase della mia vita, essendo arrivata in Seneca tutte, a dir la verità, più interessata a questi processi di rimozione o di invenzione, no? Cosa, ecco, a Cambridge, a proposito di Cambridge, c'è una cattedra addirittura che analizza soltanto processi di questo genere. Va bene, l'altro compito è trovare quell'altra chiesa, visto che Santa Cola di Trova, trova Santa Cecilia, perché quella secondo me è una cosa un po' strana. Altre generazioni, però insomma, e neanche lo Spano aveva. Vabbè, comunque. Lo Spano di cui parleremo la prossima settimana è molto più importante di quanto noi stessi abbiamo sempre pensato. Ah beh, lo Spano senz'altro. Allora, intanto mi devo avviare a chiudere, no? Perché stiamo finendo. Ma che bella questa cosa. Quale? Ma infatti tu dici che esiste, noi paleografi e diplomatisti, dobbiamo vederlo per crederlo. Figurati. Allora. Che cosa è successo? Una cosa che mi interessa dire, che cosa è successo di tutta la documentazione che c'era a Cagliari, nel circondario, nella Santa Igia, ma fino a Iglesias e dintorni? Questa, dove è finita tutta questa documentazione? E adesso, chi conoscesse e leggesse l'archivio storico sardo, lo saprebbe, perché da 24 anni che la deputazione ha iniziato una ricerca sistematica di questi materiali, intanto nell'archivio di Stato di Pisa e altri archivi pisani, e poi nell'archivio di Stato di Firenze. E a partire dal 1999, in ogni numero dell'archivio storico sardo esce una puntata. Documenti di questo diplomatico, Cappelli, Coletti, Aliata, perché sono suddivisi per famiglie o per della primaziale o per enti di appartenenza. E allora che cosa è stato fatto? È una storia che è un po' così, sembra un po' una leggenda questa storia, perché c'era stato il baile, dall'Ottocento, cercava di ritrovare questi documenti, aveva trovato il codice, meno male che l'ha trovato. Però voleva tutti i documenti, e per trovare questi documenti, che si sapeva che erano in Toscana, lo sapevamo, non è che non si sapesse, però sono migliaia. Questi documenti, queste pericolose, sono centinaia di migliaia. E chi le studia? Ma quanto tempo ci vuole? Uno si deve trasferire lì, ma con un'equipe, non da solo. Insomma, ci tentò anche lo Scano, ha ricordato questa storia anche la giornalista lo Scano, che doveva essere anche ricco lo Scano, era riuscito a mettere su una colletta, anche con le istituzioni cagliaritane, per pagare un archivista pisano che facesse la ricerca e individuasse questi documenti che tutti volevano sapere, che cosa c'era, cosa non c'era. E allora fu individuato questo archivista, che poi lo faceva anche per professione, che si chiamava Luppi, il quale a un certo punto compilò questo schedario, che si è passato alla storia col nome di schedario Luppi. Era una serie di riassunti, regesti di documenti, tante schede, e a un certo punto ci ho finito 2000, ne ha trovato 2000. Vabbè. Allora, lo Scano era in visibilio. Questi documenti giunsero a Cagliari, si sono bisticciati per dove custodirli, perché lo Scano voleva metterli nell'archivio storico del comune. Il Lodo Canepa, che era direttore dell'archivio di Stato, li voleva mettere nell'archivio di Stato, e quindi hanno incominciato a bisticciare fra loro. Poi alla fine hanno deciso di metterli nell'archivio del comune di Cagliari, cioè che era nei sotterranei del Palazzo Baccaredda. Questo avveniva negli anni circa 39-40, 1930. Cosa è successo? I bombardamenti hanno bombardato il palazzo, a quanto pare hanno preso proprio lo schedario Luppi, fra le cose che sono scomparso lo schedario Luppi, tutti disperati, e fatto sta che era scomparso tutta questa massa di materiali, di documenti sardi, cagliaritani, che si ritrovavano in Toscana e che tutti da secoli stavano cercando.
E quindi, insomma, grande scoramento e non se ne fece più niente. Quando io ho iniziato a studiare all'università, il mio professore Boscolo era fissato con le fonti, i corsi, faceva i corsi sulle fonti, ma non solo le fonti della Sardegna, anche le fonti europee. E quindi, insomma, tutti proiettati sulle fonti. Quindi mi resi conto che c'era questo lavoro da fare, la Sardegna doveva avere questo schedario, questi documenti dovevano in qualche modo arrivare in Sardegna, però come fare? Ho fatto una sorta di progetto in due modi. Prima ho fatto un dottorato, perché per far andare i giovani a studiare fuori non è che devono essere protetti, devono avere un'assicurazione, devono farlo in maniera istituzionale, non andare così. E quindi un dottorato con tante borse di dottorato. E io pensavo, adesso se nel dottorato metto il programma della Sardegna, me lo bocciano perché è troppo locale, ho pensato. E però facevo capire quanto fosse grande l'interesse della Sardegna per un'evoluzione culturale, per la conoscenza. E altro che è andato benissimo, me l'hanno approvato tutto con tutte le borse. Quindi abbiamo avuto tutte le borse del dottorato. Poi, siccome i soldi non bastavano mai, perché andare fuori e stare fuori, e devi pagare l'albergo e il viaggio. E quindi ho fatto un progetto con il collega di Pisa, che si chiamava, anima sua buona, Silio Scalfatti, quei progetti ministeriali che si chiamano PRIN, progetti di rilevante interesse nazionale, e abbiamo messo allo studio proprio di questi documenti. Loro studiavano quelli che li interessavano e noi quelli sulla Sardegna. Devo dire che siamo stati molto aiutati, perché siamo riusciti ad andare anche in 7 o 8 tutti insieme, anche 9, a fare la ricerca. Abbiamo avuto anche difficoltà perché a un certo punto è entrato il direttore nella sala di studio e vede tutte queste pergamene in giro, perché ciascuno di noi aveva un tavolino e ciascuno aveva le pergamene del proprio blocco di ricerca. E però era, la sala era invasa di pergamene. E lui ha detto, no, non si può. Io l'ho affrontato, l'ho preso da parte, gli ho detto, guardi direttore, noi siamo qui sulle spese, il progetto è europeo, il progetto è di interesse nazionale per la Sardegna, noi siamo qui per fare questo, ci faccia fare quello che è lecito fare, non vogliamo fare niente di più, quello che possiamo fare, noi vogliamo studiarli. Allora, capito, insomma, allora, a partire dall'anno. Pensi che di fatto ci sono molti materiali prodotti in Sardegna, anche, queste cancellerie in giro nei vari luoghi europei che ancora noi... Sto parlando della Toscana, intanto. In generale non saprei, cioè, no? Tutti così. Gli archivi, ad esempio, provenzali, tutti gli archivi catalani. Provenzali, perché ci sono i Vittorini di Marsiglia che hanno avuto rapporti, cioè, con la Sardegna, è stata fatta anche una tesi di dottorato, pure su quello. Io penso di sì, se a meno che la studentessa che l'ha fatto l'abbia fatto. Io penso di sì. Io penso di sì, perché i luoghi quali sono? Marsiglia. E Monte Cassino, perché a Monte Cassino ci sono tutti i documenti giudicali che i giudici hanno mandato ai cassinesi, anzi invitandoli a venire in Sardegna, e questi li conosciamo, questi documenti. Anzi, c'è stato un intervento del Vaticano, mi risulta, perché i piombi sardi dei documenti giudicali conservati a Monte Cassino si stavano deteriorando, perché il piombo è un materiale che deperisce molto facilmente, e quando si innesca un processo di deterioramento non c'è niente che lo salvi, perché si scioglie proprio in polverina, non è possibile salvarlo. E allora in questo ci ha aiutato il Vaticano, ci ha aiutato, insomma, ha aiutato Monte Cassino, poi a noi ci ha fatto comodo perché le bolle, i documenti erano sardi. Li hanno fatti, non restaurati, ma rifatti, fatto il calco e prodotti in un materiale, adesso non so quale, titano, non lo so, e così hanno potuto salvare anche i piombi sardi a Monte Cassino. Poi continuando con i luoghi dove si possono trovare le cose, Genova sicuramente, perché Genova fu un altro comune che ebbe rapporti con la Sardegna, Genova, e si era spartita il bottino con Pisa quando erano venuti chiamati dal Papa per difendere i sardi che stavano per essere incamerati e conquistati dagli arabi.
e quindi Pisa e Genova vengono e poi gli stessi giudici li invitano a insediarsi nell'isola per continuarli a difendere. Però dopo questo insediamento c'è stato un allargamento, si sono inseriti questi personaggi nelle famiglie giudicali e piano piano i giudicati sono caduti, tant'è vero che quello di Cagliari, l'abbiamo detto, è stato abbattuto, proprio la città di Cagliari, distrutta dai pisani. Altri luoghi, quindi Genova di sicuro, insomma il Vaticano, l'ho detto, è proprio un pozzo, però il Vaticano in genere ha materiali propri, non è che abbia incamerato, i materiali sono suoi, mentre bisognerebbe studiare meglio nell'archivio della Corona d'Aragona, dove dentro fondi un po' occultati sono venuti fuori. Io mi ricordo, studiando le pergamene, è venuta fuori una pergamena, questa era nell'archivio dei giudici d'Arborea, c'era scritto lì, che proveniva. E allora li hanno incamerati. E si può immaginare, perché la lotta finale con gli Arborea è stata talmente grande che li hanno annientati, non si poteva pronunciare la parola Arborea, perché i sardi arboresi protestavano, andavano sventolando l'albero radicato, che era della... gli danno Arborea, Arborea, i catalani proprio li hanno annientati. E in più è capitato in un periodo in cui la Sardegna era in difficoltà perché c'era la peste, c'era la malaria e quindi insomma, quindi altri archivi non saprei dire. So dire che nella nostra ricerca, vi invito a consultare l'archivio, che è tutto in rete, l'archivio storico sardo, ho avuto i complimenti anche dalla sovrintendenza archivistica, tutto in rete, quindi si può studiare da casa. Il fondatore è stato Arrigo Solmi nel 1905, e parliamo di un personaggio di altissimo rango, e quindi insomma si può leggere tutto. Allora, volevo dire ancora due cose del Solmi, però so quanti minuti ho. Perché volevo concludere, non so, il Solmi, sì, il Solmi lo devo ricordare, perché è stato colui che ha fondato la rivista, ha fondato l'archivio storico sardo, il primo numero del 1905, e con un po' di difficoltà, anche insomma, siamo riusciti a mantenerlo in vita, ha avuto dei momenti di stasi, ma anche durante le guerre, insomma, in qualche modo si è sopravvissuto, e lui gli ha dato un indirizzo, da subito, che noi abbiamo anche seguito, che deve contenere solo materiali originali, non cose già riprodotte, copie di altri, deve avere cose nuove, originali. E quindi, insomma, questo noi stiamo facendo e, ripeto, negli ultimi 24 numeri c'è tutta la ricostruzione di questa documentazione che era a Cagliari, che era in Sardegna e che i pisani si sono portati in Toscana. Per quanto riguarda poi Firenze, perché anche Firenze ha avuto un suo nucleo di documenti, perché la documentazione relativa agli ordini religiosi soppressi, in particolare Camaldolesi e Vallombrosani, è rimasta al di fuori, è rimasta a parte, in un fondo che si chiama Corporazione Religiosa Soppresse. E quindi per studiare tutto Camaldoli in Sardegna e Vallombrosa in Sardegna bisogna andare a Firenze, ed è stato fatto e pubblicato, per vedere appunto questi documenti. Ma a Firenze è stato fatto un'altra cosa di pazzi, una cosa sul profilo archivistico. Nell'Ottocento hanno tirato fuori le pergamene da tutti gli archivi di tutte le città della Toscana, hanno fatto un archivio unico, fatto un archivio diplomatico, togliendo la documentazione dai luoghi di appartenenza, una cosa che non si è mai vista, e sotto il profilo archivistico è proprio una cosa terribile. Allora, l'unico aspetto positivo che ha avuto questa faccenda è che quando ce li hanno avuti in mano hanno schedati, perlomeno una scheda con la data, il luogo, il contenuto, e quindi poi li hanno risuddivisi, perché le città alla fine hanno protestato molto e sono state restituite tutti i documenti. Quindi noi possiamo andare a Pisa, ci troviamo nel diplomatico pisano, tutte le varie famiglie, insomma, documenti suddivisi per famiglie. No, invece la stessa suddivisione a Firenze
non è stata possibile per i protocolli notarili, i manuali notarili, che non sono così identificabili e localizzabili, non è che il notaio mettesse il luogo, insomma, non sono riusciti a suddividerli, a riportarli ciascuno dal luogo in cui era venuto. Quindi noi, per trovare i pisani che operavano in Sardegna, è stato un disastro dover individuare, però c'è stata una mia allieva, poi insomma voglio menzionarla perché insomma è molto meritevole, non la vedo, non credo che ci sia Silvia Seruis, che piano piano a Firenze, nella notarile Anticosimiano, ha individuato un filone di notai che hanno operato anche in Sardegna e per la Sardegna, e stanno venendo fuori documenti straordinari. L'ultimo, stiamo finendo, l'ultimo, quello di Eleonora d'Arborea, che mi piace molto ricordare. Eleonora d'Arborea, siamo alla fine del 1300, avevano un'epidemia in Sardegna che doveva essere micidiale. Chiede, attraverso un notaio, chiede medici a Pisa, medici che fossero, avessero la voglia, insomma, di andare all'interno dell'isola per prestare la loro opera. Ecco questo, sappiamo che li ha chiesti e poi non sappiamo altro, cioè sono due documenti che trovati in questo notarile Anticosimiano custodito a Firenze, che insomma è quando mai uno ci sarebbe mai arrivato, però solo le ricerche sistematiche, insistendo sul personaggio quando tu lo identifichi. Noi alla base avevamo già un database di nomi, di notai, tutti quelli che ci risultavano nei documenti che in 24 anni abbiamo pubblicato, quindi ogni documento c'è un notaio, e allora andando a cercare anche attraverso questi notai, insomma cose, comunque si sta facendo anche questo e uscirà un volume su questa documentazione di notai che del fondo notarile Anticosimiano che hanno operato in Sardegna e per la Sardegna, ma insomma, bene. Ecco, devo, bene, è finito, com'è? Bene, ho finito. Cioè, noi ringraziamo la professoressa D'Arienzo che Breviter è riuscita a riassumere e a concettualizzare molto anche di problematiche tuttora aperte, che sono davvero rilevanti, e soprattutto quello di aver restituito ancora una volta, come sta accadendo in molti dialoghi, che sono stati impostati da noi come museo con un approccio storicistico, e cioè contestualizzando, facendo dialogare diverse discipline, che con una tesi naturalmente, che la Sardegna non era fuori dal mondo, ma al contrario era in dialettica e non è che avesse minorità rispetto ad altri, ha una dimensione confrontabile e comunque sempre profondamente dialettica, e credo che anche stasera noi abbiamo avuto una forte, devo dire, una forte conferma, anche perché alla fine della fiaba questa tradizione proprio che viene, che risale a Solmi, a una scuola, al baile, cioè, il fatto che ad esempio 220 anni fa, che corrisponde all'anniversario qui della nascita di Giovanni Spano, in fondo ci fosse questa idea ossessiva quasi, non solo di avere un museo, non municipale, ma un museo vero che comprendesse tutta la Sardegna, un archivio, la biblioteca, cioè delle costruzioni urbane dal punto di vista culturale. E loro sono, noi gli dobbiamo essere anche molto grati a questi personaggi che a volte sono stati un pochino. Allora, se ci sono domande, probabilmente ce ne sono, qui siamo, e la professoressa D'Arienzo in particolare. Altrimenti ci lasciamo e ci aggiorniamo a... L'ultima cosa che posso dire, ma loro non potrebbero farmi la domanda perché... Perché non lo sanno. No, perché nell'ultimo volume dell'Archivio Storico Sardo è venuto fuori che
Ah, il microfono. Che non sento. Un qualcosa che riguarda, che è una cosa che riguarda la movimentazione di questi materiali, non solo quelli che sono andati fuori, ma anche quelli che sono rimasti in Sardegna, non è che siano rimasti fermi nei loro posti, allora, si sono mossi. Per esempio, un caso eclatante è quello del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, che è una chiesa per la Sardegna, il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, ed è successo che nel XVII secolo ci fu un'avvertenza per lo sfruttamento della peschiera di Mare Pontis, perché i monaci di Santa Maria di Bonarcado riteneva che di essere detentrice, di essere proprietaria, perché perché la donazione gliel'aveva fatta Eleonora d'Arborea e quindi loro erano i depositari. Ma si era intromesso l'arcivescovo di Sassari, che diceva che invece era suo diritto. Allora si è intromessa l'autorità costituita, hanno fatto una raccolta di materiali che sono stati portati in Spagna, immagino, e sono stati tradotti tutti in spagnolo. Tra questi materiali, a parte la lettera di Eleonora, che pure non si conosceva, la conosciamo adesso tradotta in spagnolo, e va bene, furono prese delle parti del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado. Non solo prese, ma anche tagliando pagine. Abbiamo scoperto questo, perché nel Condaghe ci sono delle lacune, e le pagine lacunose, di cui è lacunoso, ce le troviamo stradotte in questa cosa. Ecco, e quindi è venuto fuori anche questo. Che, insomma. E poi, dopo che sono stati quindi portati via dall'archivio, si presuppone, del monastero, e poi dove è andato? Non si sa, è scomparso. Poi questo codice è scomparso. È finito nel circolo del privato, del collezionismo privato, e fu il Solmi, che voglio ricordare e ringraziare sempre, che scoprì che era in possesso di una famiglia di Alghero, la famiglia Simon, fratelli Simon, che l'avevano avuto per via ereditaria da questo marchese Guillot. E va bene. E allora il Solmi dice: fatemi, lo vede, lui era ministro. Lui lo voleva, era uno studioso, era uno storico del diritto, lo voleva studiare, lo voleva pubblicare, ma costoro non volevano neanche farglielo vedere. E a un certo punto lui, insomma, con la sua autorità, è riuscito a comprarlo, ha comprato, l'ha pubblicato insieme alla Condaghe di San Nicola di Trullas, che pure era così latitante, quello non si sa che fine, cioè perché fosse in giro così, e scopriremo che fu usato in qualche altro processo. E comunque è così, è riuscito a comprarli, e ora si trovano ben custoditi nella Biblioteca Universitaria di Cagliari, grazie a questo studioso Solmi, che insomma ha avuto questa accortezza. Comunque va detto una cosa, che quando parliamo di patrimonio culturale, in generale noi ci riferiamo sempre ai reperti, alle archeologie, eccetera, ma va da sé che andare a visitare gli archivi di Stato nostri, gli archivi di Stato delle Curie, gli archivi delle Curie, l'archivio di Stato di Cagliari, del Comune di Cagliari, e la biblioteca è di Stato, è davvero una grande esperienza. Cioè, a proposito di autorappresentazione, sempre al ribasso, in realtà uno pensa: ma una regione come il Molise poi ha questa quantità di produzione? Evidentemente no. Quindi si tratta di una, questo è il nostro obiettivo come museo, di educare l'opinione pubblica, indirizzare l'opinione pubblica a frequentare questi luoghi, che sono i luoghi delle comunità, non sono di funzionari o di lì, sono i luoghi delle, e dovrebbero essere più frequentati. E noi, come museo, a dire la verità, stiamo riuscendo ad avere numeri davvero importanti. Detto questo, la prossima settimana ci sarà Luciano Carta, che è uno storico, che si è dedicato con una passione, devo dire, così esclusiva quasi, a
all'epistolario di Giovanni Spano, ha pubblicato già 3 volumi, il quarto è pronto. L'abbiamo intitolata come Lectio Giovanni Spano e l'epistolario favoloso, perché alla fine lui non è che scriveva soltanto alle elite locali, ma a quelle nazionali e internazionali, ed era un girellone, era anche un po' trasgressivo, gli fu revocata anche la cattedra universitaria, giusto per non saperne leggere né scrivere, perché si occupava di cose vernacolari come la lingua sarda o l'archeologia sarda. È un personaggio che noi celebreremo non soltanto giovedì prossimo, ma anche il giorno successivo, il 3 di marzo. Il 3 di marzo, il 2 qui, alla lezione di San Saturnino, mentre il venerdì alle 17.30 all'ex Regio Museo, Franco Masa, il presidente dell'Associazione degli Amici del Museo, e Francesco Muscolino, che è il direttore del nostro museo, parleranno della Giovanni Spano e la ritrattistica. Per quanto riguarda noi, il museo, il direttore racconterà come abbiamo recuperato il ritratto di Giovanni Spano, di Sartorio, e l'abbiamo messo nella Ioanna d'Orolevi, cioè nell'ingresso, come avete visto, dell'ex Regio Museo, a ciò che è nei luoghi delle nostre genealogie, dove altri troveranno posto. Grazie, alla prossima settimana.